Buongiorno, benvenuti, si fa per dire, visto il coronavirus, alla rassegna stampa di sabato 8 febbraio 2020. Qui dice il Corriere dell'Umbria, famiglia in isolamento, 5 giorni in casa, uno dei componenti è tornato da poco dalla Cina e due fulminati restano alla Cecchignola. Beh, poi perché dovranno stare in casa 5 giorni? La quarantena dura 14 giorni, ma prima di andare avanti con la rassegna stampa vorrei proprio fornirvi, se mi è possibile che riesco a ritrovarlo, le ultime notizie che sono uscite sul telegiornale su TG Rai News 24, chiedo scusa, stamani. Dovrei aver registrato, eccolo qua, adesso ve lo mostro. Mancano mascherine e altri equipaggiamenti, ma per fare il punto sentiamo la corrispondente da Pechino, Giovanna Botteri. La Cina rende omaggio a Li Wenliang, medico di 34 anni di Wuhan, che per primo dette l'allarme sul coronavirus. Venne cacciato dall'ospedale dove lavorava, fermato dalla polizia, minacciato e costretto a tacere. Il messaggio che aveva lanciato sui social però non si è mai fermato e quando l'epidemia è diventata evidente è tornato in corsia da eroe. Per poco, perché qualcuno dei suoi malati l'ha infettato e Li è morto giovedì dopo una breve agonia e una serie di cautiche smentite che hanno indignato l'opinione pubblica e spinto il governo ad aprire un'inchiesta. Per capire cosa sarebbe cambiato se le sue parole fossero state ascoltate nella città che conta quasi 700 morti e decine di migliaia di contagiati. Contagi ormai diffusi a raggiare in molti altri paesi, primo fra tutti il Giappone delle Olimpiadi, dove sale il numero delle persone positive al coronavirus tra i 3.711 fermi a bordo della Diamond Princess a Yokohama. Un paziente sarebbe in condizioni molto gravi, mentre stanno bene 35 italiani, 25 dell'equipaggio e 10 passeggeri. Uffici, fabbriche, scuole ancora fermi in Cina, dove le metropoli caotiche sembrano tutte città fantasma. Il virus non fermerà la crescita economica del paese, alla fine sarà vinto, promette il presidente Xi Jinping. Ed ora andiamo in diretta con le immagini che ci arrivano dalla Cina. Ci andremo tra pochi istanti per fare il quotidiano punto sulla situazione dei contagi, la conferenza stampa di Pechino, possiamo ascoltare le parole. Oltre 3.000 persone sono state contagiate nella provincia di Hubei e oltre 2.000 solo nella città di Wuhan. E poi abbiamo 1.993 ancora nella provincia di Hubei. E 86 persone tra queste contagiate sono decedute nella regione di Hubei. E rispettivamente ci sono nuovi casi sospetti, circa 400-425 per l'esattezza. Però sono state dimesse anche 510 persone in tutta la provincia di Hubei e 290 solo nella città di Wuhan. Ci sono ancora circa un centinaio di persone che sono sotto osservazione medica e i dati che abbiamo accumulato finora confermano quello che avevamo già detto negli scorsi giorni. Oltre 5.000 casi in totale, ma oltre 2.000 persone che sono già state dimesse dall'ospedale. Sono confermati anche i dati che riguardano i casi confermati, appunto, circa 4.000 e 3.742 i casi ancora sospetti per i quali siamo in attesa di maggiori riscontri. Altri 189 pazienti in città diversi da Wuhan, ma ancora nella provincia di Hubei, sono sotto osservazione medica. Inoltre, 26 from Hong Kong. Ci giungono notizie dagli altri paesi, ci sono dei casi di contagio a Taiwan, 26 casi di contagio ad Hong Kong e ci sono altri casi confermati e sospetti negli ultimi 3 giorni. Tuttavia, confermiamo che. Sentivate casi sospetti anche a Taiwan, dove lo sentivamo anche nei nostri titoli, c'è un'altra nave bloccata nel porto. Vi facciamo vedere le immagini che arrivano proprio da Taiwan. Si tratta della Superstar Aquarius, dove al momento è registrato un solo caso di coronavirus. Ecco, insomma, la sostanza
mi pare, come dire, mi pare che sia una situazione troppo poco incoraggiante, no? Non voglio essere pessimista, ma mi sembra che sia un po' una situazione fuori controllo. Vabbè, comunque andiamo avanti. La politica usa la sanità, i luminari se ne vanno, qui alcuni dei grandi menti che se ne sono andati, a questi si riconosce anche Carletti, neurochirurgo. Freccia rossa, la verità nelle scatole nere, le indagini sul deragliamento, poi riforma, prescrizione, tensioni nel governo, abusi sessuali sulla figlia, questa è una orrenda vicenda. Abusi sessuali sulla figlia arrestata quarantenne. La donna residente in un comune della provincia in manette insieme ad altre due persone, siamo a Terni, tra cui il compagno. Giro di foto pedopornografiche. L'operazione fatta da Firenze. Nocera Umbra vince 3.000 euro al mese per 20 anni. Complimenti. E non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Deborah Boccucci, Foligno, Mamma Coraggio, non ce l'ha fatta. È morta. La sua battaglia contro il cancro non l'ha vinta. Perugia, cancelliere picchiato. L'assessore si scusa, l'aggressore, scusate, si scusa, Todi, cacciatori in calo, resistono gli over 60. La ex Merloni Bontempi, salvare i lavoratori resta sempre la priorità e lo sport. Zukowski chiama De Cecco e guarda la sfida con piacenza. Luciano resta con noi. Abevagna, Spoleto, Tiferro, spareggio per la Serie D. Ternana verso il big match di Reggio. I numeri si decide negli ultimi 15 minuti e poi Grifo al curriculum, lo Spezia dell'ex italiano alla vigilia, parla Bazzani, ora continuità. Abbiamo offerto ieri, ancora in pagina, l'articolo di Elio Clero Bertoldi. Dal Corriere dell'Umbria alla Nazione di Pierpaolo Ciuffi, abusi sulla figlia mamma arrestata. La donna residente all'internato avrebbe concepito la piccola del compagno col compagno solo per violentarla. E qui c'è John Kercher, il papà di Metz, Meredith Kercher, morto. È giallo sulle cause. Indagini a Londra e poi Perugino a giudizio, minaccia la ex, ti sfregio con l'acido. Meno spreco alimentare, umbri più consapevoli anche dei danni per l'ambiente. Poi tagliando Fortunato vince una rendita di 3.000 euro al mese per 20 anni. I pensionati, quei vitalizi ai politici sono vergognosi. Poi coronavirus, famiglia in isolamento. Deborah Bonucci non ce l'ha fatta. Foligno in lutto, madre coraggio. Poi ancora. Trucco e parrucco, la sfida entra nel vivo, il coupon per votare, terremoto politico a Ferentillo, commissariato il comune. Le pagine interne, velocemente, titoli, cancelliere aggredito congolese, chiedo scusa, e qui c'è il maggiore Pierluigi Satriano che guida la compagnia, chiedo scusa, la guida della compagnia di Perugia, sì, dico bene. Convalidato il fermo di un trentenne africano per lesioni e percosse. Ha anche tentato di rapinare la donna. Chiede scusa. Beh, ti pare. È grande operazione dei carabinieri perché rapidamente sono riusciti. Ovviamente, quando si parla di un vertice, un apicale, pensa sempre che sotto ci siano uomini e donne che lavorano alacremente per ottenere risultati. Dico questo perché sui social c'è sempre qualche cretino, okay, che dice non è mai merito di uno solo, c'è bisogno che ce lo ricordi lui. Carne e formaggi senza etichette, poi casa all'asta e lui perseguita i nuovi proprietari. Un perugino rischia il processo per stalking, lesioni e danneggiamenti nei confronti di una famiglia. Chiudere la pagina, bullismo, il monito del procuratore. Cartella, attenzione ai social. Incontro alla sala dei notari con le classi seconde della scuola media San Paolo, un carabiniere colpita anche mia figlia. Avanti, Terni, sempre con il Corriere. Abusi sulla figlia arrestata. San Gemini, 2 ore di sciopero, sindacati, tavolo nazionale. Poi le difese dei 12 imputati replicano alle richieste del PM. È Toner il processo, l'operazione Toner. Assistenza ai cittadini stranieri, ha riaperto lo sportello migranti in via Roma. La Nazione, tutto Perugia, il cuore verde partecipa alla vita. Gaviti Appeal per un pubblico di qualità. Ancora. Umbria, l'Umbria vola a Parigi, 10 aziende in vetrina, vino sotto i riflettori. E qui in alto, Iogorino compie 20 anni, Restalin con festa, c'è anche l'assessore, Madonna Alta. E poi l'appuntamento, i volti della violenza, Manzotti, Cisla, bisogna prevenire, volontariato, la Caritas ha un nuovo sito, ecco come dare una mano, ha battuto il pozzo che risale al Medioevo, a Pretola. No al bullismo, i giovani alla sala del notare incontro con 240 studenti e il procuratore Cardella.
Avanti, perché andiamo a Terni con la Nazione. L'avvertenza San Gemini in Parlamento. Si ricostruisca la conferenza dei sindaci. Piovono a terra le mattonelle del Pentagono, sempre a Terni. Torna in attività lo sportello migranti. E qui il prefetto Emilio Dario Sensi, il prefetto di Terni, si dimettono 6 consiglieri. Cade la giunta del sindaco Riffelli, terremoto politico fiorentino, nominato il commissario prefettizio incaricato di amministrare fino alle prossime elezioni. E questa è la pagina di Terni della Nazione. Il Sole 24, Germania, Francia, industria del rosso, Italia ancora ferma. Berlino registra un crollo della produzione del 3,5%, recessione tecnica vicina. Parigi rileva un calo del 2,8% a causa degli scioperi per la riforma delle pensioni. L'Istat, la tendenza negativa continua ma più contenuta. Fitch conferma il rating. Materie prime, allarme contratti. Aziende cinesi respingono i carichi. Ovviamente l'epidemia da coronavirus. Standard & Poor's taglia al 5% la stima di crescita della Cina. Autostrade, controlli in 587 gallerie, qua un tecnico al lavoro. Poi banche, cedole oltre 5 miliardi, big strizzano l'occhio ai mercati. Questa è la prima di copertina del Sole 24, giornale Confindustria. Repubblica, inseguiti dal virus, titola alla faccia dei titoli che mettono paura. Dopo il primo caso di contagio la quarantena ricomincia da capo. È ovvio, no? Se uno si infetta, o meglio, manifesta i sintomi del coronavirus quando è in quarantena, la quarantena ricomincia, quindi si rischia di non finire più per quelli che sono dentro. Ricomincia da capo appunto per gli altri 55 rimpatriati da Wuhan, crociera da incubo, un Giappone, 61 infettati tra le 3.700 persone chiuse sulla nave, cioè a bordo 35 italiani, cioè è un, adesso non volevo dire prima, no, scherzando su inseguiti del virus, è una catastrofe planetaria. L'OMS l'ha presa comoda, la Cina ha fatto una puttanata pazzesca con quel medico, poveraccio, l'avete visto il volto di quell'uomo, giovanissimo, per primo aveva individuato, è stato messo in carcere, poi è rilasciato, era troppo tardi perché un suo paziente l'ha infettato e lui è morto. Come avete sentito prima da Rai News 24, Pechino annuncia la ripresa dei voli, Roma smentisce cieli chiusi. Per carità, stiamo buoni. Prescrizione, ora Conte frena. Rinuncia al decreto di debito allo scontro con Renzi. L'ipotesi è rinviare la riforma 5S per modificarla. Il nuovo razzismo abita qui, Ezio Mauro. Ancora, Freccia Rossa, indagati 5 operai per la riparazione dello scambio. Sì, vabbè, ma dopo la riparazione doveva esserci l'automatismo. Maggioranza in sospeso, il punto Stefano Folli, suo intervento. Senza più Merkel c'è il caos tedesco. E qui il bacio della pace tra Fiorello e Tiziano Ferro. Un po' di polemica, poi pare che sul palco, almeno guardando il festival, chi l'ha visto? Ho visto qualche spezzone, hanno fatto pace. Affari e fregate con l'Egitto sulla pelle di Giulio. Chi? Giulio Regeni, ormai, più avanti. Dopo la Repubblica, l'Avvenire, la Conferenza Episcopale Italiana, ecco la solidarietà che ricuce l'Italia. Mattarella, il terzo settore, energia rinunciabile, corpo intermedio che sostiene la società. Però qua sotto il virus inceppa la globalizzazione, il globalismo anche. Purtroppo che l'abbiamo già globalizzato il virus. Mancano i pezzi per le fabbriche, alla Cecchignola sta bene l'italiano contagiato. Però è contagiato. Giustizia, maggioranza, in bilico, Bonafede, Lodo Conte, che non è il Giuseppe Conte, attenzione, ma è il Conte di Liberi e Uguali, che ha sviluppato questo tipo di proposta. Palazzo Chigi avverte, basta rinvii, lunedì il testo in Consiglio dei Ministri. Italia Viva potrebbe votare no, ma senza disertare la riunione. Il MEF stoppa la firma sul patto di stabilità, il Papa Francesco, il cristiano sa sporcarsi le mani. L'editoriale, stamattina una forza vera e sana, volontariato, e si fa riferimento a quanto dice il Presidente della Repubblica. Vabbè, Sanremo canzonissima della Bibbia, andiamo avanti con il Fatto Quotidiano, eccolo qua, dice l'ultimo bacio, Graviano e Berlusconi avevano un rapporto bellissimo, questa è la novità. Il boss delle stragi canta a Reggio Calabria, noi Graviano soci di Berlusconi da tempi B, insomma, dai tempi di mio nonno, tre cene con lui, l'ultima fine 93, progettò Forza Italia prima di Capaci, Ghedini falsità, cioè seguire i titoli del fatto non è una cromazia.
Giustizia, Renzi capisce di aver perso e strilla, ma si tiene le poltrone. Vedremo un po' se pare, insomma, per avere questo accordo, per avere i numeri sulla prescrizione, pare ci sia un gruppo di parlamentari di destra pronto a eventualmente subentrare a quelli che sono i numeri che offrirebbe Italia Viva. E per questo Renzi si incavola. Le tre vittime, il fiscalista mi ha truffato, processo presto prescritto, appunto il virus danneggia il Made in Italy, giù turismo e moda, 1.600.000.000 di buco, le cene eleganti, ovviamente Berlusconi e Graviano, sostanze sintetiche ogni mese, 14 bambini nascono in crisi di astinenza per le droghe assunte dalle mamme, un'ipoteca sulle vite appena nate. Dietro il discorso una montagna di messaggi cifrati, le parole e i misteri tra di loro. Poi ancora PM della trattativa, Nino Di Matteo e mi davano del fanatico, la cattiveria. Mafia, parla il boss stragista Giuseppe Graviano. Ho cenato con Silvio Berlusconi almeno 3 volte e sono ancora vergine. È bellina questa di con Graviano, veramente. Il miliardario Bloomberg copia il programma Green, le primarie negli Stati Uniti. Festival Sanremo, la pace di Fiorello e Ferro, Gassman vince tra i giovani, il nipote del grande Vittorio, Annibale sulle Alpi, le balle del caldo si squagliano al sole, negazionisti del riscaldamento. Questo qua, insomma, ecco, fa titolo grosso questo commento, questa fotocomposizione dell'incontro Berlusconi-Graviano. Qua sotto possiamo appunto dire Renzi perde ma ci ripensa, Italia Viva si tiene alle poltrone, qui c'è Maria Elena Boschi, indagini, processi e notifiche elettroniche, il decreto legge accorcia processi che arriverà in Consiglio dei Ministri, anticipazione, vedremo se è vero, vedremo. Lodo Conte bis è solo un piccolo ritocco, stavolta Italia Viva ha ragione. Beh, dai, andiamo a Libero e vediamo cosa dice. Eccolo qua, un ministro specialista in danni, fermate Bonafede, pericoloso. L'intesa tra i grillini e PD sulla prescrizione è una boiata, Renzi, Demma, gli ordini di Travaglio, Conte, non solo giustizialista ma neppure garantista e questo sarebbe il difensore del popolo. Poi storia, lieto fine del lupo Bonino, bravi veterinari, azzurra barbuto. Avanti, peggio, non mi metto a leggere la storia anche se è dolcissima ma perché non c'è tempo, peggio del festival solo le canzonette. Vittorio Feltri, storia di Sanremo, e qui Del Debbio, genio della TV, Paolo è il dritto, gli altri il rovescio, Giuliano Zurin, il Navigator affonda nel Movimento 5 Stelle, ora li abbandona, i Navigator, ricordate, reddito di cittadinanza fallimentare, solo a Di Maio poteva venire in mente una roba del genere, l'avvocato che accusa Davigo, ha fatto una figlia soltanto per violentarla, Simona Pileta è arrivata, questa notizia fiorentina toscana che in qualche modo coinvolge l'Umbria, anche evidentemente sulla cronaca nazionale. Chi è sotto i 12 anni si ammala meno, perché il coronavirus ha pietà dei bimbi. Questo è interessante leggere, gira a pagina 5. La Nazione, ovviamente c'è Benigni, l'Arci Italiano, Sanremo non solo canzoni, 15 milioni davanti alla TV per Benigni, scoppia la pace Fiorello Ferro dopo la lite, tra i giovani trionfa Leo Gassman, io contagiato dal virus in vacanza, è un ricercatore 29enne di Reggio Emilia, sono tranquillo, ma gli altri rimpatriati con lui tornano in quarantena, è inevitabile. Poi l'orrore delle mamme pedofile, facciamo una figlia e stupriamola. Cosa farà Di Maio da grande, le mosse dell'ex leader del Movimento 5 Stelle? Case popolari, boom di stranieri fiorentini spariti dalle graduatorie, questa è Firenze, andiamo sotto. Marco Vannini, si riapre il processo per omicidio, poi il papà di Meredith. La maledizione, uccide anche suo padre, misteriosa morte a Londra, forse dopo una rapina. Il tempo di Roma. Mo per punizione Mecanti perdono con la tutina di Achille Lauro. Fiorello e Tiziano Ferro fanno troppa pace, non bastano le scuse, pure il bacio in bocca. Il tribunale delle cause ferme, la vera emergenza giustizia. Piazzale Clodio, manca il personale, cancelliere costretto a stare aperto, cancellerie costrette a stare aperte solo 3 ore al giorno, mazzata sulle udienze, avvocati e magistrati obbligati a rallentare ancora di più i procedimenti. Siamo veramente allo sfascio se non si fa qualcosa di serio. Come diceva ieri la senatrice Modena, mancano appunto, manca il personale, avvocati, magistrati, obbligati a rallentare, ovviamente quando manca il personale, è evidente, solo questo già ci lascia pensare che quella revisione non è che sia poi proprio giusta. Io sull'aereo del coronavirus, racconto,
Giustizia per Vannini, il processo andrà rifatto. Sprofondo giallorosso, il Bologna passeggia tra i fischi dell'Olimpico 2-3. Nettuno adesso l'asilo, rubano adesso l'asilo, rubano i saponi. La rassegna, cavalli a Roma, sport e spettacolo. L'undicesima edizione sta per aprire i battenti alla nuova fiera. Poi in piazza Venezia arriva la Metro C, trasporti, è Romario, il giornale, rifiuti, linee guida anti-emergenza. Avanti, ancora, che ci prendiamo? La Stampa, eccola qua, La Stampa, guarda un po' il bacio. Gran finale a Sanremo, lo sfogo di Salini, giù le mani dalla RAI. E poi indagati 5 operai per il treno deragliato, alle ferrovie dello Stato, non è colpa nostra, ovviamente, adesso tutti quanti a lavarsene le mani. E intanto cominciamo dall'ultima ruota del carro. La sicurezza è un diritto dei cittadini, l'appello di Mattarella. Boschi, Conte dica se siamo di troppo, noi pronti a lasciare, capogruppo d'Italia Viva alla Camera, il Papa sul virus, fraternamente vicino alla Cina, riaprire i voli Palazzo Chigi prende tempo, non li riaprite. Voci da Wuhan, le menzogne del regime, e poi via del bidone Mattia Feltri con il suo buongiorno, il fogliettone del mattino. Vediamo un po' il dubbio sulla prescrizione stamattina, tanto dirà sempre questa guerriglia sulla prescrizione, strappi ma nessuna crisi. Renzi non sostiene l'intesa sulla giustizia, il governo va avanti per ora. Dal mille proroghe al lodo Conte, lunedì Bonafede porta il disegno di legge penale in Consiglio dei Ministri. Il lodo è incostituzionale, processi ancora senza fine, intervista Giovanni Guzzetta. Editoriale, la giustizia come un randello, Carlo Fusi, poi Domicilio Vannini, la Cassazione, appello bis per la famiglia Ciontoli. Avanti ancora, tendenze, non mi ritrovo, che dici, vado in piazza. E poi Sorrentino, il corpo del Papa, serie TV, Fiorello contro Ferro versus Ferro, contro Ferro il palco conformista tra liti e avanguardia, tra femminicidi e SLA, se la passione civile è usata per l'audience. Non mette il virus, coronavirus, in prima di copertina. Il dubbio, il Corriere della Sera, bloccati in Cina 600 italiani, l'ipotesi di voli speciali, primo contagiato, sto bene, mi sento tranquillo, speriamo per lui. Il coronavirus, Spallanzani, 5 in attesa del test, sulla nave da crociera isolata in 61 risultano positivi, cioè stiamo andando fuori controllo. Come si fa a distinguerlo da una banale influenza? Lo speciale di domani gratis se ne edicola, Cristina Marrone dà un annuncio. L'ombra che turba i tedeschi, l'estrema destra, e poi sotto il bacio, Fiorello e Ferro fanno pace in TV, bacio sulle labbra in diretta, il conduttore aveva accusato il cantante, scatena gli haters, gli odiatori, lite sulla giustizia, Renzi mi caccino se vogliono farlo, e poi Francesco Verderami, quei dubbi nella Lega, vediamo un po', diamo uno sguardo veloce, se Conte ha un problema con l'agenda di governo, Salvini ha un problema con la sua agendina, perché gli mancano certi numeri di telefono con prefisso internazionale, quelli che contano e che sono indispensabili se si vuole contare. Hashtag stiamo zitti tutti, Massimo Grabellini con il suo caffè, ovviamente parla anche lui di Fede di Sanremo. La vedova del macchinista mi chiamava per il buongiorno da Frecciarossa, ora il silenzio, certo. Certo, brutto, brutto, brutto. Il presidente francese Macron, la nostra bomba nucleare a disposizione dell'Europa. Beh, sai che ci facciamo? Quanto è scemo. Oh, mi pare che abbiamo terminato i giornali, do un'occhiata. Sì, c'è Dire, eccolo qua, Dire Oggi, giornale che viene chiuso il pomeriggio, lo vedete qui, alle 17, il giorno prima, quindi. La maledizione del Senato, governo in bilico senza i renziani, Alfonso Raimo. Nico Perrone, il direttore, l'editoriale, PD Movimento 5 Stelle vincono in 5 regioni su 6, senza più Di Maio e Salvini, solo un sogno. Zingaretti avverte gli alleati alle regionali, non lasciate solo il PD, poi l'elogio di Mattarella al volontariato, rendete migliore l'Italia, coronavirus, Spallanzani, italiano ricoverato a febbre, Dua Lipa, Gali e Coez attesi stasera al Festival di Sanremo. Zingaretti avverte gli alleati alle regionali, non lasciate solo il PD, Raimo che scrive. Bravetti invece l'elogio di Mattarella al volontariato, voi rendete migliore l'Italia, la transumanza patrimonio culturale dell'UNESCO indotto per il turismo, già. E qui con le scuole cambio il mondo, Nicolò Govoni candidato Nobel, Alessandra Fabretti, bellissima storia, leggetevela, e avanti ancora, andiamo in basso, due titoli dai, coronavirus, Spallanzani, l'italiano alla febbre, sale bilancio morti e contagiati. Si fa fatica davvero a tenere dietro ai numeri. Ambiente, nave Bassi mette record italiano e la rompighiaccio andata più a sud.
Non vi leggo tutto perché ci sono tutte le pagine, ma sono a disposizione, come anche quelle del Corriere della Sera e del Fatto Quotidiano, potete leggerle, sfogliarle, scaricarle. E vi lascio in compagnia del Centro Meteo Italiano per le previsioni del tempo. Buona giornata da Umbria Journal TV e da Rete Sole. Ciao da Marcello. Salve amici del Centro Meteo Italiano. Anticiclone rimonta sull'Italia ma con qualche lieve disturbo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per sabato 8 febbraio. Al mattino nuvolosità a tratti in transito al nord-ovest e sulla Sardegna con deboli piogge sulla Liguria. Ampie schiarite altrove con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nubi in estensione anche su Emilia-Romagna, Lombardia ed Alta Toscana. Persistono condizioni di bel tempo prevalente sui settori rimanenti. In serata e in nottata non sono attese variazioni di rilievo, ma con molte nubi al centro-nord e locali piovigine sul genovese. Per quello che riguarda invece le temperature, le minime subiranno un generale rialzo, mentre le massime sono attese stazionarie o in lieve calo al nord. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate come sempre sia sul nostro sito che sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.